Non spaventatevi, ha detto lezione, ma sono 10 minuti, quindi nessun problema. Io credo che siamo tutti d'accordo su una cosa che ho sentito ripetere giustamente nei vari interventi, cioè che c'è un nesso profondo tra la cultura, il lavoro e la politica. Ma io vorrei insistere, non c'è solo un nesso profondo, sono proprio la stessa cosa. La stessa cosa perché il lavoro è mediazione, produzione, e la cultura non è altro che mediazione, produzione, e la politica è mediazione giusta e produzione equilibrata di beni e di valori. Ma se siamo d'accordo sulla cornice, non so sin dove siamo poi unanimi nel procedimento. Perché io credo che prendere atto del fatto che la cultura è un lavoro significa anzitutto non parlare della cultura estraniandola dal lavoro. Perché si ripete, la cultura è un lavoro, la cultura è lavoro, l'uomo di cultura lavora, però poi per la cultura si fanno capitoli a parte e invece dobbiamo riuscire a entrare in un'ottica nella quale la difesa dell'operaio e la difesa del professore. Ma penso soprattutto ai miei colleghi di scuola media, eccetera, che hanno stipendi analoghi, ecco, è la stessa tutela che ha le stesse finalità e che ha la stessa sostanza politica, è lo stesso lavoro e lo stesso spirito della cosa. Questo non è entrato nelle nostre anime, no? Non è nelle nostre teste. Per primi noi. Tendiamo a dire l'operaio fa una cosa, il professore ne fa un'altra, l'artista poi, figuriamoci. Non è così. Ha ragione Melandri quando dice non dobbiamo legare necessariamente la cultura con l'occupazione, con l'alta occupazione. Questo è un altro problema, certo. È evidente che se si lavora in fabbrica allora l'occupazione è fondamentale, se si lavora nelle arti belle ci sono altre forme economiche, diciamo, di relazione con la società e con la politica. Però fermare l'attenzione sul fatto che non c'è nessuna differenza, lo ripeto, tra lavoro manuale e lavoro mentale, diciamo così, dimenticare questo è dimenticare le nostre origini. E dimenticare Marx, e dimenticare Gramsci, e dimenticare tutto il cammino che la sinistra ha compiuto dall'Ottocento a oggi. Dobbiamo tornare a pensare così, ma per tornare a pensare così c'è un'altra condizione sulla quale io inviterei tutti gli amici a riflettere. Un'altra condizione, una cultura che diventa cultura di lavoro e che quindi diventa problema politico unitario. Che era uno degli ideali, intendiamoci, della rivendicazione, naturalmente, no? Della rivendicazione della tutela del lavoro, di tutti i gradi del lavoro. Ecco, ritornare a pensare in questo modo, però, comporta che noi dobbiamo darci una unità che abbiamo perduto all'interno delle varie culture, all'interno delle varie specializzazioni. Non possiamo più semplicemente passivamente ascoltare quello che dice l'ingegnere, quello che dice l'artista, quello che dice il neurologo, che sono tutte persone naturalmente preziose per le loro competenze, ma le loro competenze devono essere ridisegnate e ridiscusse sulla base di una filosofia comune. Non perché io amo la filosofia, ma perché se non c'è una filosofia comune, allora noi corriamo dietro ad un'idea di sviluppo della società che è puramente economicistico, che è puramente liberistico, che è puramente di mercato. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo riproporre una discussione comune, non una metafisica fondamentale, per carità, non un gramscismo pensato come un'ideologia ortodossa. Abbiamo imparato che queste strade, nella misura in cui si erano affermate, se si erano affermate, non erano produttive, forse hanno avuto il loro tempo. Noi abbiamo bisogno di luoghi comuni nei quali le competenze lavorative, se dico lavorative dico culturali, no? Dove le competenze lavorative di tutti cerchino l'unità di senso. E l'unità di senso non è il PIL. L'unità di senso non è la visione del mondo delle banche o dei direttori di banca. L'unità di senso è l'equità, è la giustizia, è il progresso sociale. E questo lo si può realizzare soltanto con uno sforzo comune, dove le mete sono comuni e vanno in comune ricercate e costruite, ridandoci una filosofia. Perché questo mondo occidentale manca di una filosofia.
che vuol dire una cosa unitaria, un senso unitario umano, del lavoro umano. E questo credo sia il compito primo dell'Europa e dell'Occidente, che non è un'aggregazione di direttori di banca, ma insomma. L'Europa e l'Occidente è una grande tradizione, è una grande tradizione culturale che ha saputo dare una direzione politica alla ricerca, persino alla religione, no? Cioè, che non ha mai dimenticato le sue radici greche, romane, eccetera, eccetera. Dobbiamo tornare a riflettere su questi punti. Seconda cosa, e smetto subito, è stato detto qualche intervento fa molto bene che dobbiamo avere a fianco i giovani, sempre di più, e che per avere a fianco i giovani dobbiamo avere anche i luoghi, luoghi attraenti. Attraenti non vuol dire che gli mettiamo in mano le cosine, non è una questione tecnologica o soltanto tecnologica, è una questione di spazi. È stato anche detto, e io sono perfettamente d'accordo, che la politica deve dare occasioni, ma poi deve, come dire, fare un passo indietro e lasciare che coloro che sono protagonisti del lavoro culturale siano lasciati alla loro creatività. Ecco, bisogna immaginare luoghi nuovi. Noi dobbiamo immaginare luoghi reali e luoghi virtuali che siano attrattivi, che siano disponibili, che siano una ricerca, non un'offerta pedagogica soltanto, quella va benissimo, nessuno, non la scuola soltanto, perché la scuola ha dei limiti oggettivi e chissà quando riusciremo a riformarla, che dovrà cominciare dalla università, dalla riforma dei lavoratori e professori, lasciati soli, mortificati, umiliati, tartassati, l'ultima notizia che avete visto tutti, no? L'ultimo concorso vergognoso, insomma, no? Ma queste sono cose indegne di un paese civile. Ma non possiamo semplicemente delegare la scuola in questo momento, dobbiamo affiancare la scuola, immaginando, inventando, con generosità. Il PD deve essere generoso, deve offrire spazi, occasioni, dove è possibile, sostegno economico, se è possibile, ma i giovani vogliono molto meno, vogliono essere chiamati a essere protagonisti di una ricerca con noi anziani, anzi nel mio caso senz'altro vecchi. E io sono pronto ad andare dove ci sono i giovani, negli spazi in cui i giovani mi fanno capire quali sono i loro desideri, le loro fantasie, la loro creatività, i loro riferimenti. Ecco, dobbiamo creare luoghi e occasioni concrete e anche virtuali, perché ci sono anche quelle, per avviare una grande riforma che sia una riforma della ricerca di quella filosofia comune, dove con tutte le differenze che sono sempre auspicabili, che sono sempre una ricchezza, ci sia però la capacità di vedere insieme e di dire insieme che cosa vogliamo per questo mondo europeo, per questo mondo planetario, per questo mondo dove il capitalismo sta tirando le cuoia. Sta tirando le cuoia. E noi lo sapevamo, ce ne siamo forse un po' dimenticati. Dobbiamo trovare un altro concetto di economia, un altro concetto di lavoro, ma soprattutto un altro concetto di umanità. Grazie.